Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Dopo lunghe settimane di dimostrazioni di forza e sfoggio di abilità sul campo di battaglia, la neo imperatrice Kaiatol ha aperto le porte del suo massiccio carro terrestre, il possente Alphas Electus. Qui i nostri prodi guardiani hanno affrontato il campione di Kaiatol come atto conclusivo del rito della prova, un'antica tradizione Kabal pensata proprio per determinare chi fosse il più forte tra due contendenti, in modo così da prepararsi a una tregua. Ovviamente noi guardiani non abbiamo avuto problemi a sbaragliare il campione imperiale e quindi il comandante Zavala ha potuto dettare la linea per un vero e proprio armistizio con Kaiatol e i suoi seguaci. Tutto a posto quindi? Tutti felici? Finalmente le armi tacciono, ma neanche per sogno? Esaminiamo insieme la cinematica che mostra l'incontro tra Kaiatol e Zavala per siglare il cessate il fuoco. Che il nostro sia l'ultimo sangue versato. Che questo suolo sia consacrato. Che l'onore ci leghi. Io. Portami chi ha sparato. Saprà chi è stato l'autore del fatto. Stai bene? Sono vivo. Una cosa salta subito all'occhio, quanto Kaiatol ci tenga a questa pace. L'imperatrice infatti mette subito in chiaro che non è stata lei ad organizzare l'attentato a Zavala e si occupa di persona dello psionico che tentava di assassinare il comandante, scaraventandolo al suolo. Kaiatol non vuole che la pace salti per un palese tradimento. Lei ha avuto l'idea del rito della prova proprio per arrivare a una tregua, onorando allo stesso tempo le antiche tradizioni dei Kabal. La congiura, ordita da un gruppo di psionici e credo anche di Kabal traditori, stava per mandare a monte tutto ciò, ma così fortunatamente non è stato. Zavala infatti si fida di Kaiatol che, tra le altre cose, ha anche promesso di scovare e punire coloro che hanno sfidato la sua autorità. Saladin non sarà contento di questa tregua. Come vi spiegavo in un video a tema, il Signore del Ferro ultimamente appare come intriso di aggressività e desiderio di battaglia, quasi come se non desiderasse altro che una guerra con i Kabal. La reazione di Kaiatol non è l'unica cosa importante della cinematica, mi riferisco chiaramente al fatto che l'identità di Uldren è stata svelata a Zavala, che un pochino si è risentito della cosa, ma non con Uldren, bensì con il nostro guardiano, Osiride e Ikora, che, beh, già lo sapevano. In effetti, col senno di poi, non è stato molto corretto nascondere la verità a Zavala, che sospettava qualcosa in merito al ritorno di Uldren dopo averlo visto in giro quasi come fosse una sorta di fantasma tornato dal regno dei morti. Zavala espirò lentamente. Ascolti mai i racconti di Eva sull'età dell'oro? Durante la festa? Sui morti che riappaiono? Fantasmi, disse subito Ikora. Li chiamavano così, ma sono solo favole. A chi servivano le storie di fantasmi, quando i morti potevano comunque rialzarsi e camminare? Guardò Zavala di sottecchi, aspettando che lo dicesse, aspettando che lo chiedesse. Non so perché mi vengono alla mente i racconti popolari. Forse perché l'alternativa sarebbe
Troppo difficile, lo interruppe delicatamente Ikora. Troppo difficile da immaginare. Zavala quindi aveva percepito qualcosa. Ciò veniva sottolineato anche nel filmato relativo al tentato omicidio avvenuto in torre. Il comandante probabilmente aveva cominciato a considerare plausibile il ritorno di Ultrensov e quando ha scoperto la verità circa il corvo ha fatto ciò che era giusto, tendergli la mano, accoglierlo come si farebbe con qualsiasi giovane luce. Il corvo inoltre ha vegliato su Zavala per settimane e lui lo sa. Ciò ha reso ancora più palese l'evoluzione di Uldren. Capito ragazzi? Basta portare rancore per Uldren. Come ha detto Ikora, Uldren è morto. Il corvo è vivo, è un personaggio nuovo e molto molto profondo. Vedremo quale sarà il suo destino ovviamente, ma per citare lo stesso corvo, sicuramente lo vedremo ancora in azione. Inoltre il fatto che ora anche Zavala conosca la verità ha giovato allo stesso corvo, che si sente meno oppresso dal suo passato. Un grande tabù che nessun guardiano dovrebbe mai sfidare. Ai guardiani è infatti proibito condurre ricerche sulla propria vita precedente, ecco perché Zavala per parecchio tempo mal sopportava Anna Bray, la cacciatrice che decise di ricostruire il proprio passato in quanto nipote del potente Clovis Bray. Sono certo che il passato del corvo prima o poi emergerà e che lui ne verrà a conoscenza, magari anche involontariamente, e quindi forse anche questo tabù cadrà insieme a quello di non attingere potere dall'oscurità. Su una cosa però non si discute, il corvo è uno dei personaggi più interessanti di questa fase della lore di Destiny, quindi spero proprio che gli venga concesso spazio ulteriore. Insomma ragazzi, ridi e scherza, questa stagione degli eletti a livello loristico ci sta regalando parecchio materiale interessante. La potenza di Xivuarat è finalmente messa in chiaro, la figura di Kayatol, un'imperatrice Cabal ben diversa tanto dal padre Kalus quanto dal mentore Gaul, il corvo che pone tutti noi guardiani davanti a importanti riflessioni circa il perdono e circa il nostro atteggiamento nei confronti dei nemici che, con un po' di impegno, potrebbero diventare persino preziosi alleati, come nel caso dei Cabal appunto, o dei caduti. Ad esempio il corvo mal sopporta coloro che sfoggiano le ossa dei caduti quasi come fossero dei tributi o dei semplici ornamenti per una corazza. Il corvo ha convissuto con i caduti, sa quanto siano profondi, quanto siano esseri viventi, e questo ci deve far riflettere. A fronte di tutte queste informazioni chiare e stuzzicanti, altre questioni però sono ancora da svelare. Chi è il mandante dell'assassinio di Zavala? Chi vuole così ardentemente il proseguimento della guerra? La risposta più semplice sarebbe un gruppo di Cabal, particolarmente determinati a proseguire l'opera di Gaul. Ciò sarebbe perfetto anche per le esigenze di gameplay, visto che consentirebbe a Bungie di lasciare in giro Cabal della Legione Rossa a cui sparare senza remore. O forse c'è qualcosa in più dietro, o magari qualcuno in più. Magari dietro a tutto c'è Xivuarat e la sua foga guerresca, oppure chissà, magari è Savatun e la sua fitta trama di inganni difficili da comprendere e districare. La regina dei sussurri forse sta cercando di concretizzare uno scenario simile a quello descritto nelle leggende Futuro Oscuro, dove la torre va in rovina, dove l'oscurità trionfa sulla luce. Tante belle ipotesi, ma nessuna prova a sostegno. Almeno per ora. Almeno però Bungie sta piano piano ricostruendo la figura di Zavala, spesso troppo macchiettistico, quasi sempre pronto a piangersi addosso. Ciò l'aveva reso un personaggio debole agli occhi di molti. Ora Zavala appare come una figura importante e persino capace di suscitare ammirazione. Sì, lo so ragazzi. Cade non verrà mai dimenticato, ma Zavala 2.0 e il Corvo sono davvero ottimi personaggi, in attesa del rilancio della povera Ikora Rei, la strega dimenticata, che dovrebbe arrivare nella prossima stagione dedicata alla Volta di Vetro e quindi anche ai Vex. Comunque appunto ribadisco, alla fine la stagione degli eletti è una delle stagioni con la lore migliore. Dopo ditemi anche voi se secondo voi appunto questa cosa è vera, oppure se mi sto facendo trascinare da Kayatol e il Corvo che sto davvero adorando. Bene ragazzi, per il video è sostanzialmente tutto, come al solito vi lascio con un paio di domande. La prima appunto è relativa alla qualità narrativa della stagione degli eletti, vi sta piacendo, vi soddisfa? E la seconda è relativa ai mandanti dell'omicidio di Zavala, secondo voi chi sono, dei Cabal, qualcun altro? Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale e a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus tanto su Facebook quanto su Instagram. Vi ricordo che ho anche attivato la funzione abbonamenti
per coloro che volessero supportare le mie creazioni in massima libertà. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!